Buongiorno a tutti, io sono Gianluca Paladini, imprenditore vendita in Italia della campagna di protezione solare, azienda che adesso oggi siamo sulla, come detto il nome, nella schermatura solare, pertanto pulizia libera, tutto quello che riguarda il mondo, dalle tende fino ad arrivare alle bioclimatiche, per potenze e eccetera. Outdoor design. Usate questo termine, esatto. Non sui social. Perché è molto... disegno, il progetto è fuori. Esatto, questa cosa del design, di quello che è oggi la ricerca. Oggi, non così prendo la parola in questo caso, noi all'interno del nostro ufficio abbiamo un ufficio ricerca e design. Oggi noi stiamo già realizzando dei prodotti che usciranno nel 2026-2027. Sempre con l'obiettivo di cercare di utilizzare sempre di più il mondo o gli spazi, voglio dire, esterni, pertanto dare la possibilità di vivere sempre di più all'esterno. Eccoci, prego. Grazie. Beh, la presentazione l'ho già fatta, pertanto io sono Gianluca Paladini, detto commerciale Italia della campagna per l'azione solare, sono all'interno del gruppo BART, facciamo parte del gruppo BART, che oggi da circa 10 anni è un gruppo che è nato negli anni 80 grazie al nostro presidente, il quale aveva una visione di creare un gruppo che fosse tutto il riferimento per parte nazionale ma internazionale della schermatura solare. Oggi il gruppo è un gruppo che ha le sedi principali a Venezia, vicino a Venezia, 20 minuti a Venezia, al momento di Piave, dove abbiamo tutti i nostri stabilimenti. Oltre a questi abbiamo delle sedi, due in Francia, due in Spagna, due in America, una in Germania e una in Portogallo. Fatturato del gruppo oggi è di circa 140 milioni di euro, fatturato che abbiamo riportato qui perché è proprio il senso di quello che oggi è l'evoluzione della schermatura solare del mondo della protezione. Negli ultimi due anni siamo passati da 85 milioni di euro a 140 milioni di euro. Consolidati anche nel 2024, nei primi 5 mesi, pertanto un fattore importante. Sono presenti in 76 paesi del mondo e quello che sono i punti forti della distribuzione, il retail, la progettazione chiaramente il mondo delle nostre, perché vanno a braccio. Particolarità nostra è che all'interno dei nostri stabilimenti la produzione viene fatta tutta al 95% all'interno dei nostri stabilimenti. I nostri prodotti sono certificati, dunque abbiamo brevetti, marchio CE, certificazioni per essere tenuti in primis da tutte le parti del mondo, in questi 76 paesi, ma soprattutto perché ci permette oggi di avere questo valore aggiunto che è un made in Italy, come dicevamo. Noi abbiamo circa 75.000 metri di stabilimenti, dove, come dico sempre, per quale senso la filiera produttiva completa entra il lingotto in alluminio ed esce la tenda o la schermatura finita. Intanto abbiamo verniciature, quello che è la parte di assemblaggio, stampature e tutto quello che serve per la produzione. Focalizzati molto a quello che dicevamo prima del design. Abbiamo una grande ricerca, una grande attenzione verso il design e la customizzazione dei prodotti. Il nostro forte oggi è proprio il realizzare prodotti customizzati per quello che è la richiesta del mercato. Lo facciamo chiaramente a fronte di quello che oggi è la schermatura solare in generale, che si è trasformata negli ultimi 5 anni. Fino a 5-6 anni fa veniva richiesta banalmente una tenda per schermare, per proteggersi dal sole, tanto per dare un comfort termico. Oggi abbiamo delle esigenze molto più importanti, date anche dalla progettazione, dall'architettura contemporanea, che ci chiede dei light, il risparmio energetico, la riservatezza, dunque usare gli spazi esterni ma avere anche la propria privacy, il mondo dell'ospitality, dunque creare nuovi spazi che permettono di usufruire benessere dato da quello che è l'esterno. E qui parliamo chiaramente anche di quello che è il mondo dell'oreca in generale. E poi per arrivare a quello che oggi è la richiesta maggiore nella parte estetica, dunque di avere non più un taglio netto tra la parte interna e quella esterna, ma creare
una continuazione dalla parte interna della casa, l'appartamento, verso l'esterno. E qui noi rientriamo in tutti questi sei punti fondamentali, con un'unica soluzione, nel senso che tutto quello che noi riusciamo a dare rientra, come dicevo prima, nell'edilizia libera. E lo facciamo con i nostri prodotti. Noi abbiamo circa 140 prodotti, li abbiamo raggruppati in sette listini di tipologie diverse di prodotti. Vado così veloce per darvi un po' un senso della visione dei nostri prodotti. Tende da sole dove noi abbiamo tende cassonettate, organizzate con dei design, che possiamo fare dimensioni di 12 metri per 5 metri di sporgenza. Pertanto con un'unica tenda possiamo coprire circa 70 metri. Altre soluzioni sono le tende a rullo, sempre di più richieste oggi in questa architettura che ripeto contemporanea, grandi vetrate. Ecco che qui abbiamo tende che possiamo coprire la tenda con una vetrata da 6 metri per 5 metri di altezza. Pertanto le dei line anche risparmio energetico, come dicevamo prima. Il mondo delle parrotende, che conosciamo tutti, abbiamo cominciato con le parrotende a tetto inclinato, con retraibile e con tutte PVC, oggi invece abbiamo delle strutture ultra performanti, tutte modulari, con tetto piano, comunque dritto, e con tutte quelle che sono comfort che richiedono oggi una installazione di fascia molto alta, tanto con chiusure, con luci, con vetrate, che ti dà la possibilità di creare degli spazi, delle esterne, delle stanze vere e proprie esterne senza fare tutto. Stessa soluzione l'abbiamo su quello che è il mondo della bioclimatica. Bioclimatica oggi è il fatturato maggiore per tutte le grandi aziende. Specchia circa un 55% del fatturato che facciamo, perché abbiamo la possibilità di avere tutte le caratteristiche che ho indicato prima, ma anche con un tetto che ha una resistenza a quello che è il carico dinamico. La struttura 5x6x4 ha un carico dinamico di 120 kW. Pertanto andiamo quasi oltre all'estremo di quello che è il mondo delle tende del sole. Il mondo delle vele, qui è un orgoglio da parte dell'azienda perché comunque è un prodotto che oggi siamo in riferimento. Noi utilizziamo tutti le caratteristiche date dall'aeronautica, dunque acciaio 204, velindato, grande forma, tutto forma da 13 metri, riusciamo a fare coperture con un'unica vela di 100 metri quadri per me. E poi per finire quello che è il mondo, diciamo non per finire, FEPA, pertanto un tema molto sentito in questo periodo, pertanto le vetrate, con più tardi, anche l'altro giorno, identificata che danno un'apertura maggiore a quelle che sono le vetrate sull'edilizia libera, che passiamo da quello che sono i terrazzi e le logge, adesso hanno dato apertura a quello che sono anche i portici. È chiaro che quando diciamo apertura maggiore è sempre data l'ultima parola, purtroppo lo sapete molto bene anche voi, dall'ufficio tecnico del comune. Pertanto non è che uno può montare le vetrate dove vuole, di che colore vuole, in che modo vuole. Però questo ci dà una grossa forza anche a voi, perché è stato dato un input alla parte, diciamo, degli uffici tecnici dei comuni di aprire maggiormente questa installazione di prodotti a edilizia libera. Pertanto daranno un sì in più di quello che non è male. Come ultimo prodotto è quello dei 3-level, che avete visto anche a televisione, che abbiamo fatto pubblicità nei mesi scorsi, su Canale 5, è il mondo delle serre bioclimatiche. Serra bioclimatica, tetto in vetro, qui usciamo dall'edilizia libera e entriamo nella progettazione, nella copertura. Però su questo prodotto oggi ci sono delle aperture importanti da parte dei comuni, dove oggi per il concetto del risparmio energetico eccetera, la serra bioclimatica oggi, se utilizzata come un vano tecnico, viene deliberata in percentuale
sulla cubatura della casa stessa o dell'appartamento. Cosa vuol dire? Che se abbiamo la struttura addossata alla casa e abbiamo 100 metri di casa, abbiamo un vano che mi porta all'interno, pertanto aiuta il riscaldamento con il vetro. Ecco che in questo caso nelle normative dei comuni che entrate ritrovando serra bioclimatica troverete che danno l'apertura di edilizia libera in percentuale 100 metri di casa, diciamo. Ecco che qui ti possono dare il 20, il 15%, per esempio, faccio un esempio, a Jesolo danno il 15% di realizzazione, a Milano, se non erro, è il 20%. Pertanto vi consiglio di entrare e verificare questa cosa, perché negli ultimi 2 anni questa tipologia di prodotto sta entrando e sempre nella logica dei comuni di dare delle delibere. Poi sappiamo, belle arti e tutto il resto ci portano ad avere soluzioni discordanti, però c'è un'apertura maggiore su questo prodotto. Ecco, chiudo gli ultimi 5 minuti che ho a disposizione riportandovi velocemente quello che è il senso di oggi, dunque il futuro dell'edilizia e dell'architettura contemporanea. Oggi vi ho messo delle case history dove abbiamo realizzato e si vede una grossa customizzazione da parte nostra l'aiuto di uno studio di architettura, dove abbiamo fatto una progettazione con il nostro ufficio e l'architetto, ma nello stesso momento abbiamo interagito con il comune di riferimento e abbiamo realizzato delle strutture che fino a 5-6 anni fa sembravano impossibili, sempre date dalla edilizia libera. E ci tengo a dire questa cosa. Nella cosa più semplice, qui avevamo 2 palazzine di Jesolo fronte mare, dove avevamo dei terrazzi, come si possono vedere, con grandi dimensioni, stiamo parlando di terrazzi da circa 35 metri quadri. La necessità era quella di andare a schermare, dunque dare utilizzare la parte del terrazzo, ma anche creare della privacy dall'esterno verso l'interno. E l'abbiamo fatto con il nostro prodotto, le Screeny, un prodotto che è stato progettato, nel momento in cui è stato progettato lo stabile, è stato inserito nella progettazione all'interno della velina, inserito dunque a scomparsa su quello che è la parte del terrazzo, ma giocato anche con dei tessuti, abbiamo fatto la schermatura ma anche cosiddetto la privacy totale su quello che è l'oscurità da parte della camera da letto. Pertanto, giocando col prodotto con i tessuti, abbiamo dato soluzioni diverse sullo stesso stabile. Eccolo qua. Per lo più qui è stato utilizzato un prodotto che abbiamo, che si chiama Screeny Box, che viene inserito all'interno dei monoblocchi, pertanto può essere progettato e inserito successivamente all'interno del monoblocco della finestra, della finestra della porta, in qualsiasi caso. Altra soluzione molto importante che possiamo vedere è qui. Qui siamo a Caule, siamo su un albergo 4 stelle superior. La necessità qui era di creare una sala colazioni nella parte tetto, dove non avevano più possibilità di utilizzare cubatura, pertanto edilizia libera, e il comune chiedeva che però venisse utilizzato anche una pensilina per il fotovoltaico in essere. Qui abbiamo fatto una progettazione importante perché abbiamo realizzato con delle IPE progettate da noi, dove abbiamo una struttura di campate di 18 metri senza nessun palo interno, okay? E abbiamo coperto circa 350 metri quadri con tetto apribile e pensilina per quanto riguarda il fotovoltaico. Questo è il progetto iniziale, chiusure perimetrali con il vetro e anche tende per aumentare, diciamo, la schermatura sulla piazzale. Questa è la soluzione, vi faccio vedere un video che si vede molto bene, è molto piacevole. Di un minuto. Bene, ce la facciamo. Thank you.
approfitto dell'ultimo minuto per farvi vedere questo progetto molto interessante che abbiamo realizzato su un albergo. La necessità di fare un ampliamento della parte spa e del bar, dove abbiamo realizzato con delle strutture, con delle bioclimatiche a tetto retraibile, ok? Con questa soluzione, qui stiamo parlando di 400 metri quadri. Salto il video per arrivare all'ultimo, che invece è quello di una copertura con le vele di 236 metri quadri, tutte le vele. L'architetto chiedeva di avere una soluzione di coprire tutta la parte, però con impatto zero nel momento in cui è visivo, diciamo, di quello che era la soluzione. E questo è il risultato che abbiamo avuto. Vedete? Pertanto, soluzione che però a livello impattante è veramente minima. Tutte le automatizzate e soluzioni. Bene. Credo che il mio tempo sia finito. Allora, io vi ringrazio. Due cose. Se entrate nel nostro sito potete trovare tutto quello che sono le documentazioni, i cataloghi, eccetera, eccetera. Se volete fare delle richieste, fate delle richieste, dove oggi troverete un ufficio tecnico che vi supporterà su quello che sono le fattibilità, eccetera. Per altre domande ci vediamo fuori Tex. Qui oggi ho portato insieme a me, sono venuti due nostri clienti KY Store, che sono qui nel territorio, che è Pat di Salvo e Sicil Tenda. Sono qui con noi perché? Perché sono dei nostri 130 clienti top. Loro hanno una parte esportativa, ok, del personale qualificato. Dunque, tutte queste persone vi permetteranno di portare i vostri clienti, ma avere una preventivazione piuttosto che una fattibilità, una vendita, un post vendita su tutti i nostri prodotti. Pertanto, un punto di riferimento per poter vedere i nostri prodotti dal vivo. Io vi ringrazio e vi aspetto dopo.